Allora, grazie, buongiorno a tutti, e grazie per l'ospitalità. È un evento ormai che annualmente si ripete e personalmente sono davvero sempre molto, molto contento di venire qui a Cremona. Ringrazio la professoressa Vivian, tutto il corpo docente, insomma, che dà sempre la disponibilità, la partecipazione a questa serie di incontri, in particolare a questo, in cui si cerca, ecco, di fornire, di interloquire anche con voi, noi lato università, ma voi prossimi aderenti, diciamo, a questo mondo, per affrontare delle tematiche che poi vengono sviluppate anche in modo più ampio nel mondo universitario, e che affrontate già comunque durante i vostri studi superiori. In questo quarto d'ora, prima dell'acquisto delle varie pizzette e cose simili, vorrei fare una brevissima presentazione sulla Università di Parma, in particolare su quelli che sono i corsi di studi di economia, per, ecco, fornirvi una linea guida anche prospettica di quelle che possono essere le vostre future, ecco, attività di studio da realizzare, perché è importantissimo già pensare ora a quelle che sono delle prospettive di sviluppo dei vostri studi, della vostra carriera e della vostra professione, perché prima, ecco, si cerca di individuare quello che è il percorso migliore, più si ha la possibilità di fare davvero un percorso di crescita culturale, di vita, che vada davvero, ecco, ad incontrare le vostre esigenze, perché lavorare è, da un certo punto di vista, un dovere, ma deve essere anche un piacere, cioè si deve fare in modo piacevole un percorso che poi ci permette di crescere e di sviluppare la nostra vita. Allora, parto veramente, cercherò di dare un inquadramento in questi 15-10 minuti di quelle che sono le caratteristiche dei corsi di studi di economia che organizziamo presso l'Università di Parma e presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali. Parto con questa slide, la migliore, perché mi consentirei, ecco, di fare questo breve preambolo, perché annualmente, in un percorso che comunque dura 3 anni, è iniziato un processo di valutazione anche di quelli che sono gli Atenei italiani, da parte del Ministero. Il Ministero sta procedendo, ormai sta terminando un processo di valutazione delle singole università, quindi questo lo dico anche a voi nella scelta che farete. Ci sono tutti dei ranking, diciamo così, sulle università, che può essere utile a voi per scegliere quella migliore o quella che è meglio organizzata. Ecco, in questo processo noi abbiamo avuto la visita l'anno scorso, la stanno terminando nel 2020, le visite a tutti gli Atenei italiani, e noi, ecco, ci tenevo a evidenziarlo perché penso che sia un vanto, ma non tanto per quello che siamo riusciti a fare, ma anche, ecco, per il servizio che è collegato a questo riconoscimento che ci è stato fornito. Siamo stati individuati come uno dei 4 Atenei che ad oggi, e ne sono stati valutati il 70%, ha ottenuto l'inquadramento nella fascia A. Ok? Sono 4 a livello nazionale ad oggi, con un punteggio di 7,88 molto positivo. E in particolare, ecco, vi segnalo questo perché tra i corsi di economia che sono stati analizzati in tutta Italia, perché poi l'Ateneo veniva valutato complessivamente, ma poi si andava ad analizzare i singoli corsi, quindi anche farmacia oppure ingegneria, ecco, i corsi di economia che sono stati sorteggiati nelle varie università sono stati questi 5. È stato sorteggiato anche quello che brevemente vi presenterò, il corso di economia e management che viene organizzato a Parma, e è stato, vedete qui in fondo, valutato con il punteggio più alto e anche di un buon margine, 8,1, contro dei punteggi positivi riscontrati anche in altri corsi di studio, ma in particolare, ecco, vedete, questo è il risultato che abbiamo ottenuto tramite questa valutazione del Ministero. Quindi, per dirvi, ecco, che sicuramente, sperando comunque che vi possiate trovare bene, la scelta eventuale di Parma come destinazione delle vostre scelte di studio nell'ambito economico è una scelta che è stata anche avvalorata da questo punteggio. Finito questo preambolo, che penso sia doveroso, ecco, vorrei andare a rappresentare a voi quelle che sono le prospettive di studio in ambiti economico-aziendali che vengono offerte dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di Parma.
Allora, la nostra mission è offrire un percorso formativo che consenta di soddisfare congiuntamente i desideri dello studente e i bisogni delle imprese. Molto importante è che voi stiate bene, che voi vi sentiate parte di un processo che porta a crescere, ma soprattutto che incontri anche i bisogni delle imprese, quelli che sono effettivamente desiderati, per fare in modo che voi poi possiate davvero andare a lavorare, a operare all'interno di realtà che vi possano dare soddisfazione. Poi vedremo anche oggi, avremo una testimonianza di un'impresa nota, molto grande, di Parma, Chiesi Farmaceutici, con cui collaboriamo e che ha anche ha avuto un processo di crescita brillantissimo, e quindi vedremo anche poi le peculiarità di questo tipo di azienda, ma sono nell'ambito di queste collaborazioni che cerchiamo poi di sviluppare anche quella che è la crescita dei nostri profili di studio e anche la vostra a livello culturale. Allora, quali sono le caratteristiche? Ecco, noi abbiamo intenzione di inserire laureati con competenze specialistiche che poi abbia una padronanza della lingua inglese fondamentale, e anche qui vi farò un quadro sintetico ma specifico, capacità di utilizzo degli strumenti informatici, fornire e fare in modo che vengano sviluppate esperienze sul campo e allo stesso modo definire competenze trasversali, perché questo è quello che ci viene chiesto dalle imprese. Quindi noi ci siamo orientati su questi aspetti perché le imprese con cui ci confrontiamo periodicamente in modo piuttosto frequente chiedono questo, e allora abbiamo cercato di rappresentare, di fornire dei prodotti formativi che vadano in questa direzione, e cerchiamo di incontrare quelli che sono i bisogni dello studente. Allora, su questo vado un po' veloce proprio per non impedirvi poi di sfruttare i minuti che avete giustamente di pausa. Perché studiare economia? Io penso che sia un aspetto che avete già valutato, avete fatto una scelta specifica, vi apre tanti mondi, dai bilanci, dalle istituzioni, dalle politiche monetarie, dalla sostenibilità, che è un tema che tratteremo oggi, importantissima. Vedete anche il movimento che si è generato da Greta, ma non solo, da tantissimi altri fattori che devono rendere sostenibile il mondo futuro, ma tutto quello che è l'ambito digital, internet, i social, e a tutto un aspetto economico e di sviluppo nei confronti dei consumatori che deve essere considerato, la parte dell'innovazione, l'industria 4.0, tutti sono ambiti questi che vengono affrontati negli studi economici. Qualche dato: tra l'economia ti apre le porte del mondo del lavoro, perché dal punto di vista un'analisi del Sole 24 Ore recente, quelli che sono gli ambiti in cui ci sarà maggior sviluppo della domanda di lavoro da parte delle imprese è quello economico-statistico, e il fabbisogno di laureati in economia sul mercato del lavoro è superiore al numero dei laureati previsti, quindi ha uno sbocco che, ovviamente, se ben calibrato in termini anche di sforzo realizzato da parte vostra, sicuramente incontrerà quelli che sono i bisogni del mercato del lavoro. Vado sul perché scegliere Parma, quindi vi do una brevissima presentazione di quello che potreste scegliere. Allora, Parma ha organizzato un percorso di studi che è diviso in due corsi specifici. Primo è Economia e Management, che ha 5 curriculum, ok? Parliamo di laurea triennale, perché quello sviluppo, sapete, è universitario, in quella famosa forbice del cosiddetto percorso 3+2, quindi 3 anni di base e poi quella che è la specializzazione, adesso viene chiamata laurea magistrale, però è una specializzazione in ambiti specifici di studi, marketing, finanza, accounting, quindi contabilità. Ecco, i percorsi di base che noi prevediamo, quindi usciti dalle superiori, potreste scegliere o il corso di laurea triennale in economia e management o il corso di laurea triennale in food system. Il primo è suddiviso in 5 curriculum, il secondo in 3 curriculum. Allora, in particolare, proviamo a vedere quello più articolato, il corso di economia e management. Voi, nel momento in cui vi iscrivete, avrete un biennio comune in cui si fanno delle materie obbligatorie per questi corsi di economia. Se voi andate a confrontare quello che è il biennio comune, ha delle materie che sono comuni a tutti i corsi di economia che vengono sviluppati a livello nazionale, perché ci sono proprio degli obblighi di approfondimento di materie specifiche. Ma poi, quando vi iscriverete al secondo anno,
lì farete una scelta che potrete eventualmente cambiare anche al terzo anno, perché dovrete scegliere un curriculum. Voi sarete laureati in economia e management, ma avrete una già piccola specializzazione, chiamiamola così, in uno dei 5 curriculum che vengono offerti. Vi piace più operare o lavorare nel mondo della finanza? Potrete scegliere economia e management con curriculum economia e finanza. Vi piace più il marketing? Economia e marketing. Oppure la classica tradizionale economia aziendale, dove qui proporzionalmente gli sbocchi, ecco, sono quelli maggiori dal punto di vista anche lavorativo. Ma abbiamo anche economia dei mercati internazionali come ulteriore curriculum e un recente, ma da 3 o 4 anni, nuovo curriculum che si chiama economia e nuove tecnologie digitali. Ok? Quindi come si va a strutturare? Allora, nei primi 2 anni, come vi dicevo, blocco di esami comuni. Matematica generale, istituzioni di economia aziendale, global history o storia economica, contabilità e bilancio, diritto privato italiano ed europeo, istituzioni di microeconomia. Poi nel secondo, diritto commerciale societario, economia degli intermediari finanziari, economia e gestione delle imprese, istituzioni di macroeconomia, matematica finanziaria e statistica. Questo è il blocco di quelli che sono gli esami di base. Tutti coloro che affrontano questo tipo di studi devono approfondire queste materie, diciamo, di base. Però voi avete la possibilità per il terzo anno di avere questa piccola già specializzazione che vi servirà poi già per instradare il vostro percorso di studi per le lauree magistrali. Vi piace lavorare sui bilanci? Farete poi una laurea magistrale che si chiama amministrazione e direzione aziendale, perché verrà poi orientata in modo specifico su questo tipo di studi. Ok, vi piace il marketing, sceglierete un percorso nel terzo anno specifico che affronterà queste materie, ok? Perché poi, brevemente, ecco, queste sono le tematiche che affronterete nel terzo anno se sceglierete il CLEA, quindi responsabilità sociale delle imprese, molto legata a quello che facciamo oggi, economia delle aziende pubbliche, programmazione e controllo, business English, che è un requisito fondamentale, cioè in ciascun curriculum verrà chiesto di affrontare un esame di inglese. L'inglese è fondamentale oggi, ve lo dicono sicuramente anche i vostri professori, le vostre professoresse alle superiori, ma è così. Le aziende, e poi ve lo possono anche confermare le aziende stesse, ne abbiamo qui oggi un testimone di rilievo, senza l'inglese non si va da nessuna parte, tutti i documenti sono predisposti in inglese. Qui il corso, almeno ecco, di un business English, è comune a tutti i percorsi di studio. Economia e finanza, con queste materie, corporate banking, scelte e gestione degli investimenti finanziari. Ecco, attenzione, noi non abbiamo dei corsi specifici che si chiamano economia e finanza o economia e marketing. Il corso si chiama economia e management, ma la separazione in curriculum fa in modo che voi già nel terzo anno e quindi nel triennio scegliate una piccola specializzazione da portare avanti anche nel più 2 della laurea magistrale o specialistica. CLAM, market, dove farete più la parte di marketing, marketing dei servizi, marketing internazionale, consumer behavior, quindi caratteristiche e comportamento del consumatore. CLEI, ecco, questo è particolare perché il CLEI, mercati internazionali, ha 4 esami già tutti in lingua inglese. Chi ha una tendenza, diciamo, allo studio della lingua inglese può già dal triennio iniziare ad orientarsi così, anche perché Parma, non ce ne sono tanti a livello nazionale, ma di economia ha sviluppato un percorso di laurea magistrale completamente in lingua inglese. Quindi per chi ha questa tendenza, per chi vuole poi mettersi alla prova, ecco, con imprese internazionali piuttosto che con organismi internazionali dove la lingua è fondamentale, ecco, questo è già un ambito che potreste scegliere nel vostro terzo anno. Poi economia dei mercati digitali, dove si affrontano le tematiche più, ecco, volte al digital. Vado, perché ormai è un paio di minuti, quindi evito questo, a dirvi qual è l'organizzazione. Secondo me è importante perché al di là di quello che è la formazione culturale, che è importantissima, anche come potreste essere agevolati, se magari siete, anzi molti di voi immagino saranno di Cremona, non ci piace farvi perdere tempo, le lezioni le abbiamo concentrate in 3 giorni, poi non siete costretti a stare 5 giorni a Parma, anche se poi se vi trovate bene potete andarci anche quando non avete lezioni, studiare in loco, ma le lezioni sono concentrate in 3 giorni, lunedì, martedì e mercoledì al primo anno, giovedì e venerdì voi potete rimanere a casa, mettere a posto gli appunti o fare delle attività
magari anche come dire, di tipo per la collettività, partecipazione magari ad associazioni in cui andate, musica, sport, pensando che poi avvicinandosi l'esame ovviamente i tempi per lo studio potrebbero intensificarsi. Non ci piace sovraccaricarvi, abbiamo fatto semestri equilibrati, esami un po' più pesanti, matematica insieme ad altri un po' più leggeri, global history, ok? Dove si combinano gli aspetti più quantitativi con gli aspetti più di studio, ecco, della teoria. Ci piace darvi la possibilità di scegliere, cioè noi abbiamo una serie di attività che vengono lasciate alla vostra libera scelta. Abbiamo 18 CFU, che sono crediti formativi universitari, corrispondono al, diciamo, tempo che voi impiegate a studiare, dal punto di vista ovviamente i CFU universitari, in cui potete scegliere se fare dei tirocini, se fare degli stage. Vi piace anche un esame che noi non organizziamo, ma l'Ateneo di Parma organizza, psicologia del lavoro. Potete completare il vostro curriculum con qualcosa che secondo voi può completare la vostra conoscenza di certe materie. E 18 CFU sono lasciate alla vostra libera scelta. Ci piace potervi supportare, abbiamo tutta una serie di servizi di tutor, che sono appunto, immagino, era successo così anche a me, primo anno di università arrivi in un mondo completamente nuovo e quindi non sai dove sono le aule, non sai dove sono il materiale didattico, non sai dove reperire il materiale. Abbiamo tutti dei tutor e un front office specifico che vi aiuta a entrare pian pianino in questo mondo per voi nuovo. Parti fondamentali, davvero, tutta l'attività che sviluppiamo con le imprese, i business game, i seminari con esperti, laboratori di impresa simulata, ma, e poi chiudo davvero, perché davvero questo è un punto molto molto importante, ecco, le relazioni internazionali, cioè tutti questi seri di doppi titoli e di accordi che noi facciamo con università estere per permettervi di sostenere una parte del vostro percorso formativo all'estero. E addirittura, doppio titolo cosa significa? Frequentare dei corsi all'estero che vi danno la possibilità di essere laureati qui in Italia ma anche in Germania. Bochum, avete un titolo che passando un anno all'estero dei tre vi permette di essere laureati in Italia e in Germania, a Grenoble in Italia e in Francia, in modo tale che se voi vorrete poi sviluppare la vostra attività in un paese che non è l'Italia, ovviamente ci auguriamo che lo facciate qui, soprattutto se come mi auguro e come sono sicuro porterete, ecco, del valore aggiunto al nostro paese, ma comunque l'esperienza all'estero è fondamentale, ci aiuta poi a capire meglio anche certe dinamiche di tipo economico, oppure addirittura con accordi bilaterali con imprese e con università fuori dal mondo europeo, quindi con gli Stati Uniti, col Giappone, con San Paolo. Qui promuoviamo degli scambi per cui voi qua dai 4 ai 6 mesi state all'estero, in queste università sostenete esami là, un po' come l'Erasmus, ma qui lo facciamo, l'Erasmus è europeo, qui lo facciamo con paesi extraeuropei, quindi la possibilità di sostenere degli esami in queste università, tornare ricchi di esperienza di esami e di esperienza di vita, perché avete affrontato anche meglio quello che è il tema legato alla condivisione di culture diverse, che vi arricchirà sicuramente nello sviluppo futuro che avrete.